Tutto di un'associazione culturale di Carpignano, la Carpignana, che d'intesa con l'amministrazione comunale di Carpignano e con gli organizzatori ha voluto celebrare il poeta, il nostro grande poeta, nell'anniversario, nel centesimo anniversario della sua nascita. Vittorio Bodini avrebbe compiuto 100 anni. Era nato il 6 gennaio del 1914, purtroppo ci ha lasciato in età relativamente giovane, a soli 56 anni, però ha lasciato la sua opera. Non sono tantissime le sue poesie, circa 300, le più interessanti, quelle meglio conosciute, non vorrei sbagliare, sono raccolte nella Luna dei Borboni, in cui egli canta il Salento, la terra, i personaggi, le atmosfere che vi si ritrovano. Dunque un omaggio al nostro grande poeta. Invito sul palco la signora Stefania Bolognese e l'assessore Lucia Antonazzo, assessore alla cultura del comune di Carpignano, che consegneranno una targa ad una nostra gratitissima ospite, cioè la figliola del grande Vittorio Bodini, la signora Valentina. Prego, signora. Benvenuta tra noi. Ovviamente è un graditissimo ritorno nella sua terra, sappiamo che vive a Roma e questa sera ci ha dato questo grande piacere di condividere questo ricordo del suo illustre papà. Prego la parola all'assessore Antonazzo. Beh, io sono particolarmente emozionata questa sera di consegnare insieme a Stefania, un membro dell'Associazione Carpignana, questa targa ricordo alla nostra amica ormai, se mi posso permettere di dirlo, Valentina Bodini. E quando l'Associazione Carpignana ha chiesto a Peppino Conte, il nostro direttore artistico, e poi all'amministrazione comunale di organizzare questo momento nell'Olio della Poesia, prima Peppino e poi l'amministrazione comunale non ha avuto dubbi, ha subito detto sì. Anche perché Vittorio Bodini si inserisce appieno in questa manifestazione. L'olio e l'ulivo sono due elementi che egli ha trattato nelle sue poesie. Ricordo Isobel dalle braccia d'olio o lo storto olivo. Quindi chi meglio di Vittorio Bodini in questo momento idealmente riceve questo premio. Io sono veramente molto molto felice di consegnartelo. Grazie. Beh, devo dire che mi emoziona molto, ho sempre sentito parlare di questo evento, di questo premio, un premio importante, ed essere qui e sentir parlare di mio padre qui è una cosa, so che è la prima volta che viene fatto ed è sicuramente un grande onore. Ringrazio tutta l'amministrazione, ringrazio Lucia tantissimo, ringrazio tutti i componenti dell'associazione perché veramente ormai sono degli amici. E mi auguro, vi ringrazio non solo come Valentina Bodini, vi ringrazio anche come presidente del Centro Studi a nome di tutti i membri del Centro Studi Vittorio Bodini, perché in qualche modo sappiamo di avervi come spalla, di avervi vicini, e speriamo che noi stiamo lavorando per mettere su il premio Vittorio Bodini, che quest'anno si terrà a Lecce il 30 agosto, e speriamo di farlo diventare un premio importante come questo. Grazie. Grazie a lei, signora Bodini, per averci onorato con la sua partecipazione. Grazie a Stefania Bolognese dell'Associazione Culturale Carpignana e all'assessore alla cultura al comune di Carpignano Salentino, Lucia Antonazzo.